Forse non tutti sanno che anche a Montottone si svolge un palio. Da oltre 15 anni, infatti, il mese di giugno nel borgo noto per la lavorazione delle ceramiche è sinonimo di Palio delle Grazie. Una rievocazione storica sentita che consiste in una sfida in notturna tra le 7 contrade in cui è suddiviso il paese. La competizione è preceduta nel pomeriggio da una sfilata in abiti quattrocenteschi scandita dai tamburini. Eschito, Forche di Tenna, Monteroso, Pisciarello, San Pietro Martire, San Lorenzo, Trecio, ciascuna rappresentata da un simbolo con solide radici nella storia montottonese, sono i nomi delle contrade, i cui figuranti sfilano dalla piazza principale, lungo il corso e fino alla chiesa di Santa Maria. Quindi dalla chiesa il corteo si trasferisce davanti al palazzo del comune, con i cavalieri, i priori e le dame ad attendere l'estrazione dell'ordine di partenza del palio. Un ordine simboleggiato dalla serie di drappi appesi alle finestre del palazzo comunale. Per
Per la cronaca, a vincere l'edizione 2014 è stata Contrada San Lorenzo con il cavaliere Luca Vitellozzi, che non ha sbagliato un colpo.